Un'altra lunga giornata lì a Parma con Manenti che dice: i soldi sono in viaggio. Gallerani, Michele Gallerani, sono stati accreditati, però i giocatori non hanno ancora visto l'ombra di un centesimo. Michele, com'è la situazione lì a Collecchio? Ciao. Mi sono girato, Sì. Cristiana, non so se si è visto in onda, per cercare di capire. Intanto là dietro c'è la sede del Parma, poi se questo viaggio dei soldi sta terminando proprio qui davanti al centro sportivo di Collecchio. Credo che al momento, al di là di questa facile ironia che potrebbe essere mal interpretata da qualcuno, ma in realtà io so che in sede i dipendenti che stanno soffrendo molto per questa situazione, magari un po' di, anche a loro un po' di ironia non fa male. Non è arrivato nulla. Ieri sera si era sparsa la voce che ci fosse il famoso CRO, quel codice per l'effettuazione del bonifico, e invece non c'è ancora questo CRO. Lo ha confermato anche Pietro Leonardi, che qualche minuto fa, circa una mezz'oretta, 40 minuti fa, abbiamo intercettato davanti al centro sportivo al suo ingresso. Proviamo a sentire cosa dice Leonardi. Aspettiamo, stiamo aspettando quello che sono le risposte, ma non c'ho bisogno io di parlare. No, però abbiamo visto degli strani movimenti dentro, No, come stiamo si chiama, dei aspettando. carattrezzi che hanno portato via. Vabbè, no, questo io non so, però io dico, non me. Ma c'è fiducia, Pietro? Cioè, secondo me, da questo punto di vista, ieri è stato dato dei riferimenti del bonifico, perciò ora in mattinata ci diranno. Ok, grazie. Fiducia, viene chiesta ancora fiducia, però come abbiamo sentito anche dalle domande che gli abbiamo fatto, beh, stamattina è stata, se non altro, una mattina non particolarmente felice per altri motivi. Vi ho detto, carattrezzi all'interno del centro sportivo di Collecchio hanno portato via tre furgoni e un'automobile perché l'ufficiale giudiziario ha effettuato questa operazione. Evidentemente c'è un creditore che ha chiesto il pignoramento di beni per rientrare in possesso dei soldi che la società gli deve. A tal proposito, riguardo a notizie che si erano sparse anche ieri sera, abbiamo dovuto verificarle, stamattina abbiamo avuto la conferma di questa notizia, c'è un'azione di responsabilità avviata da Fiorenzo Alborghetti, manager e consigliere amministrazione delle Cartiere Pigna, nei confronti del Parma, ha avviato questa azione di responsabilità in base all'articolo 2409 del Codice Civile. Cosa significa? Significa che ha chiesto che vengano valutate le operazioni fatte dalla precedente amministrazione, quindi dai precedenti soci di maggioranza, e quindi il commissariamento della società perché il nuovo commissario ad acta, che viene nominato evidentemente da un tribunale, possa controllare quello che è accaduto perché si sono accumulati tanti debiti in società. Insomma, ogni minuto che passa, come dicevamo anche prima nel collegamento con Stefano Melloccaro, questa giornata di passione aumenta di particolari, continuano a infilarsi nuovi particolari, sempre di più, nella vicenda dei soldi che mancano ancora, gli stipendi non sono ancora stati accreditati sui conti correnti dei giocatori, dei dipendenti, dello staff e dei collaboratori. No, io quello che di chi ha fatto prima su eventuale azione di responsabilità mi è capitato di dover procedere anche in questo senso in passato per altre. Allora, in questa fase speditamente verrà fatta una due diligence corretta con tutti i numeri presi dall'interno. È ovvio che se in questa fase, in questi passaggi, nascono delle problematiche che sono di natura anche per tutela di chi è arrivato, è obbligo fare però da verificare se queste ci sono. Quando io intendevo che non vengano buttate via, nel senso questa azienda, questa come tante aziende, perché io ho avuto modo di vedere alcuni bilanci di società di calcio più o meno blasonate, hanno bisogno di una gestione, secondo me, più industriale. Poi mi insegnate voi che ci sono anche alcune industrie che magari scialacquano, però ecco, gestire come la famiglia, il buon padre di famiglia, tanti soldi ti entrano, devi cercare di non spendere di più di quelli che ti entrano. Più o meno concetto, il macro concetto è questo qua, per cui io intendevo quello. Poi sulle azioni di responsabilità, adesso facciamo le due diligence legale, per cui vediamo cosa ne risulta.